Ciao a tutti, ecco, oggi farò il tutorial di questa farfallina. Corpicino ha quattro braccine, c'ha le ali dove ho messo del fil di ferro, sono legate, sono cucite al corpo. E poi è stato messo con del fil di ferro avvolto e ricoperto con il cotone. Ho messo le antenne. In pratica ho utilizzato per le antenne quei fil di ferro che si usano per chiudere i sacchettini in cucina. E poi dopo ci ho avvolto il fil di ferro, in questo caso il cotone, in questo caso rosa, come le ali. Molto molto bella. Allora, due occhi, gli occhi di sicurezza. Cerchiamo di stringere un po' per dare l'idea del viso. Ho ricamato le ciglia e così. Partiamo dal corpo e iniziamo a lavorare. Lavoreremo dalla codina e poi dopo andiamo su con un pezzo unico fin sulla testa. Bene, iniziamo e buon lavoro. Iniziamo con il corpo. Allora, noi partiamo da sotto, dunque dalla codina. Allora, adesso lavoriamo in cerchio, e di conseguenza ci serve un segnapunti. Partiamo, facciamo l'anello magico oppure le due catenelle, e nella seconda catenella, a partire dall'uncinetto, lavoriamo 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Poi faremo 3 aumenti, dunque in totale sono 6 maglie basse. Giriamo il lavoro, se riusciamo lo giriamo già adesso, e poi faremo la terza riga, un aumento. 5 maglie basse, dunque in totale dobbiamo avere 7 maglie. Ora faremo dalla quarta riga alla sesta riga, dunque 3 righe di 7 maglie basse, dunque una maglia bassa in ogni maglia bassa. Lavoriamo questo per 3 righe. La settima riga lavoreremo un aumento e 6 maglie basse, in totale sono 8 maglie. Dall'ottava alla undicesima riga, una maglia bassa in ogni maglia bassa. Dodicesima riga, lavoriamo una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. In totale dobbiamo avere 12 maglie basse. Dalla tredicesima alla sedicesima riga, lavoreremo una maglia bassa in ogni maglia bassa. E in totale devono essere 12 maglie basse per ogni giro. Diciassettesimo giro faremo 5 maglie basse e un aumento per tutto il giro. In totale dobbiamo avere 14 maglie. Dal diciottesimo al ventunesimo giro faremo una maglia bassa in ogni maglia bassa. Ventiduesimo giro 6 maglie basse e un aumento. Ripetere questo per tutto il giro, in totale abbiamo 16 punti. Ora faremo dal 23esimo al 26esimo giro una maglia bassa in ogni maglia bassa. 27esimo giro, 7 maglie basse e un aumento per tutto il giro, in totale sono 18. 28esimo giro faremo una maglia bassa in ogni maglia bassa, poi iniziate a riempire. Allora, ora faremo il collo in pratica e andiamo a lavorare 9 diminuzioni. Trentesimo giro faremo una maglia bassa in ogni maglia bassa, in totale sono 9 maglie basse.
31esimo giro faremo 9 aumenti, dunque in ogni maglia bassa lavoreremo un aumento e in totale sono 18. Riga numero 32, 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro e in totale abbiamo 24 maglie. 33esimo giro, 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro, in totale abbiamo 30 maglie. 34esimo giro, 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro. In totale dobbiamo avere 36 maglie basse. Poi faremo dalla riga 35 alla 39 una maglia bassa in ogni maglia bassa. 40esimo giro faremo 4 maglie basse e una diminuzione. Lavoriamo questo per tutto il giro e in totale abbiamo 30 maglie basse. 41esimo giro faremo 3 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro e in totale dobbiamo avere 24 maglie basse. Poi iniziamo a riempire la testa. Allora, il 42esimo giro faremo 2 maglie basse e una diminuzione e in totale sono 18 punti. Il 43esimo giro faremo 18 punti, dunque una maglia bassa in ogni maglia bassa. Poi continuiamo a chiudere col 44esimo giro, faremo una maglia bassa e una diminuzione. Il 45esimo giro facciamo 6 diminuzioni e 6 diminuzioni, poi dopo via via cerchiamo di chiudere la testa fino alla fine. Ecco, in pratica la viene chiusa e la testolina e il corpicino vengono così. Poi faremo anche le zampine, che sono una un po' due sono un pochino più lunghine e le altre due un po' più corte. Dunque sono 4, dobbiamo fare due così e due così e faremo in questa maniera. Allora, per quella più grandina facciamo un cerchio magico e lavoriamo al suo interno 4 maglie basse. Il secondo giro facciamo un aumento e 3 maglie basse, in totale abbiamo 5 punti. E poi andiamo a lavorare dalla terza alla decima riga, una maglia bassa in ogni maglia bassa, dunque viene un bastoncino lungo così. La stessa cosa, diciamo, andiamo a lavorare, facciamo la stessa identica cosa, nel senso che facciamo un anello magico oppure nella seconda catenella a partire dall'uncinetto, lavoriamo le 4 maglie basse. Poi facciamo il secondo giro un aumento e 3 maglie basse, in totale sono 5 punti e poi stavolta invece faremo dalla terza all'ottava riga, non alla decima che altrimenti verrebbe più grande, dunque sono grandi uguali ma qua questa ha due righe in più. Dunque facciamo due zampine piccoline e due più lunghe. Allora, iniziamo con l'ala, quella più grande. Facciamo 7 catenelle. Poi facciamo sulla seconda catenella, a partire dall'uncinetto, 6 maglie basse. Allora, facciamo che ogni volta che giriamo, dunque se per caso me lo dimentico, ve lo dico adesso, ogni volta che giriamo facciamo una catenella per poter girare. Dunque, così facciamo, se abbiamo detto 6 maglie basse, poi facciamo una catenella, giriamo il lavoro, andiamo sulla prima maglia e lavoriamo un aumento. Dunque, 2 maglie basse nello stesso punto. Poi facciamo 4 maglie basse. E un aumento sull'ultima maglia. Una catenella, giriamo il lavoro, facciamo due giri di 8 maglie basse, dunque una maglia bassa in ogni maglia bassa. Facciamo un altro giro uguale. La sesta riga faremo una catenella, giriamo il lavoro, un aumento, 6 maglie basse e un aumento.
Settima riga, facciamo una catenella, giriamo il lavoro, un aumento sulla prima maglia e 9 maglie basse. Ottava riga, facciamo una catenella, giriamo il lavoro, 10 maglie basse e un aumento alla fine. Ora facciamo una catenella e una maglia bassa in ogni maglia bassa e sono 12 maglie basse. Faremo la riga numero 9, 10 e 11 con 12 maglie basse. La riga numero 12 faremo una catenella, un aumento sulla prima maglia bassa, 10 maglie basse, e un aumento sull'ultima maglia. Ora faremo 4 righe, una maglia bassa in ogni maglia bassa, dunque una catenella, girate il lavoro e lavorate una maglia bassa in ogni maglia bassa, devono essere 14 per 4 volte fino alla 16ª riga. 17ª riga, lavoreremo una catenella, giriamo il lavoro, facciamo un aumento, 12 maglie basse e un aumento nell'ultimo punto. 18ª riga, una catenella, giriamo il lavoro, un aumento, 14 maglie basse aumento. La 19ª riga invece faremo una catenella e una maglia bassa in ogni maglia bassa, in totale sono 18 maglie basse. La 20ª riga facciamo una catenella, poi lavoriamo una diminuzione, dunque io vado a lavorare, salto la prima, vado a lavorare sulla seconda, che intanto l'effetto è lo stesso. Poi faccio 2 maglie basse e per 4 volte ripeto una diminuzione, una maglia bassa, dunque una diminuzione, una maglia bassa una volta, una diminuzione, una maglia bassa la seconda volta, una diminuzione, e una maglia bassa la terza volta, una diminuzione e una maglia bassa la quarta volta, poi finisco con una diminuzione. Il 21esimo giro faremo una catenella, giriamo il lavoro, dobbiamo fare una diminuzione, dunque io salto il primo punto, vado sul secondo e lavoro una maglia bassa. Poi 3 maglie basse, 1, 2, 3, una diminuzione, tre maglie basse e una diminuzione. Il 22esimo giro faremo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia bassa, in totale sono 9. 23esimo giro faremo una catenella, andiamo a lavorare una maglia bassa non sulla prima ma sulla seconda, 2 maglie basse, una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione. Ventiquattresimo giro, facciamo una catenella, giriamo il lavoro, non sulla prima ma sulla seconda, lavoriamo una maglia bassa, poi 2 maglie basse e una diminuzione.
il 25esimo giro, una maglia bassa, cioè una catenella, giriamo il lavoro, andiamo sulla seconda, lavoriamo una maglia bassa e poi facciamo una diminuzione. L'ultimo giro sono una catenella, giriamo il lavoro e facciamo due maglie basse. Arrivati a questo punto, noi adesso faremo in giro il giro tutto intorno di maglie basse. Allora, più o meno dovrebbero andare su ogni punto, su ogni riga, due maglie basse, in maniera da avere più o meno tutto intorno 110 maglie basse. Di conseguenza dovete farle molto, ma molto fitte. Vedete, sono molto fitte. Due, in pratica, due maglie basse su ogni riga più o meno che si fanno. Dunque, mettetevi lì d'impegno, più o meno contatele, poi se ce n'è qualcuno in più, qualcuno in meno, non è certo quello che fa la differenza, però all'incirca un centinaio di punti bisogna averli. Allora, ecco, questo è il risultato. Allora, adesso parto di nuovo. O uno lo attacca direttamente il filo, adesso io l'ho staccato, ma uno poteva anche attaccarlo direttamente, che diciamo che è la stessa cosa. Allora, uso il filato bianco, poi attacco il filo e vado a realizzare proprio qui sulla punta delle mezze, tre mezze maglie alte nello stesso punto, e le vado a puntare sotto le maglie basse che ho fatto, cioè dunque non diciamo nel punto dove ma sotto, nella riga sotto. E come potete vedere sarebbero questi pezzi lunghi, che poi potete farne quante volete, se ne volete fare anche di più. Io ho fatto tre mezze maglie alte lavorate nello stesso punto e poi più o meno 14 maglie basse, ma uno ne può fare anche meno, anche 10, fra un gruppo e l'altro. Dunque, io sono partita con il gruppo di tre maglie alte, mezze maglie alte, e ora vado avanti e faccio, in questo caso qua, visto che ho fatto meno punti intorno, farò una decina di maglie basse. Lavorate normalmente, 3, 3. Ecco, e poi vado a lavorare un altro gruppo. Invece di prendere nel punto giusto, vado nel, diciamo, nella lavorazione ancora sotto. Un punto qualsiasi, non è, anche questo non è importante. L'irregolarità in questo caso qua per me ci sta molto bene. Lo faccio tre mezze maglie alte, tutte lavorate nello stesso punto. E poi proseguo e farò altre 10 maglie basse. Come si può vedere, fa un po' perché c'è tanta lavorazione, dunque non è molto lineare, ma fa un po' di onde, va benissimo. Allora, dopo aver fatto le 10 maglie basse, facciamo un altro gruppo di 3 mezze maglie alte. Allora, fate questo per tutto il giro dell'ala della farfalla. Allora, vi dovrebbe venire tutta così, un po' piena di onde. Allora, facciamo un altro giro di maglia con il cotone, in questo caso bianco, e lavoriamo stavolta una maglia bassa e una diminuzione, e ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Una maglia bassa e una diminuzione, più o meno come siamo sempre lì. Come vi possono venire va benissimo, perché intanto non ci servono avere dei punti ben precisi, ma in questo caso qua ci serve avere delle diminuzioni, in maniera che adesso si inizia a stendere un po' l'ala. Dunque, una maglia bassa, una diminuzione, fate questo per tutto il giro. Potete chiudere e fermare il filo. Poi io vado sul lato, vedete questo qua che è più piatto, e faccio, parto al centro con un altro colore, in questo caso io sto usando il grigio, e
poi, mentre io farò un giro di maglie basse tutto intorno, inserirò, come facciamo per i fiori, il fil di ferro. Così dopo le ali si possono modellare come uno vuole. Dunque voi proseguite e fate tutto il giro con una maglia bassa in ogni maglia bassa e tirate su anche il fil di ferro. Ecco, vedete, dopo aver fatto, voi lo potete modellare con il fil di ferro come più volete, lo potete stendere e alla fine potete chiudere e fermare il filo. Fate in maniera che i fil di ferro vengano nascosti, poi dopo fermate anche loro, cioè li bloccate anche loro, dopo aver modellato. Se volete potete lasciarlo un pochino lungo perché potrebbe servire per la cucitura. Di queste ne dovete fare due. Partiamo con l'ala più piccolina. Allora, partiamo con il lavoro e andiamo a fare 7 catenelle. Poi nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, lavoreremo 6 maglie basse. Allora, la lavorazione sarà uguale all'ala, quella più grande, dunque faremo l'interno in rosa, un giro di maglie basse tutto intorno, due giri di maglie sempre basse e bianche e poi dopo l'ultimo giro con il grigio. Dunque la tecnica è sempre quella, solo che le facciamo un pochettino più piccole. Dunque abbiamo detto che faremo 7 catenelle e poi 6 maglie basse. Come abbiamo fatto per l'ala quella più grande, a ogni giro, ogni volta che giriamo, facciamo una catenella. Dunque, se per caso me la dovessi dimenticare, non ve la dico, ricordatevela voi, fatela sempre. Allora, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un aumento sulla prima maglia bassa che troviamo. Poi 4 maglie basse. E un aumento sull'ultima maglia bassa. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoreremo 2 righe, dunque la numero 4 e la numero 5, una maglia bassa in ogni maglia bassa, dunque sono 8 maglie basse per 2 righe. Riga numero 6, faremo una catenella, giriamo il lavoro, un aumento sulla prima maglia bassa, 6 maglie basse, e un aumento sull'ultima. In totale sono 10 punti. Settima riga, una catenella, giriamo il lavoro, un aumento sulla prima maglia bassa, 9 maglie basse. Ottava riga, facciamo una catenella, giriamo il lavoro, 10 maglie basse, e sull'ultima maglia lavoriamo un aumento. Ora faremo dalla riga numero 9 alla riga numero 11 una maglia bassa in ogni maglia bassa. 9, 10, dunque sono 3 giri di 12 maglie basse. Dodicesimo giro, facciamo un aumento, allora una catenella, giriamo, un aumento sulla prima maglia, 10 maglie basse, e un aumento sull'ultima.
Dal tredicesimo al sedicesimo giro faremo 14 maglie basse, dunque una maglia bassa in ogni maglia bassa. Diciassettesimo giro faremo una catenella, giriamo il lavoro, un aumento, 12 maglie basse, un aumento alla fine. Diciottesimo giro, una catenella sempre, un aumento, 14 maglie basse, e un aumento nell'ultima maglia. Poi faremo il diciannovesimo giro, una catenella, giriamo il lavoro, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni maglia bassa e in totale sono 18 maglie basse. Il ventesimo giro facciamo una catenella, giriamo il lavoro, una diminuzione, dunque non vado a lavorare sulla prima ma sulla seconda e faccio una maglia bassa, poi due maglie basse. Per quattro volte faccio una diminuzione e una maglia bassa. Dunque, una diminuzione, una maglia bassa una volta, una diminuzione, una maglia bassa. Due volte, una diminuzione, una maglia bassa. Tre volte, una diminuzione, una maglia bassa quattro volte e poi faccio una diminuzione. Giro numero 21, una catenella, giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione, dunque non vado a lavorare sulla prima ma vado sulla seconda e lavoro una maglia bassa. 3 maglie basse, una diminuzione, tre maglie basse e una diminuzione. Il ventiduesimo giro faremo una catenella e una maglia bassa in ogni maglia bassa, in totale devono essere 9 maglie basse. Ventitreesimo giro faremo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una diminuzione, dunque non vado sulla prima ma vado sulla seconda e faccio una maglia bassa, poi due maglie basse, una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione. Così abbiamo 6 punti. Una catenella, giriamo il lavoro, 24esima riga, facciamo una diminuzione, dunque non vado sulla prima, la salto, vado sulla seconda e faccio una maglia bassa. Due maglie basse e una diminuzione, così abbiamo 4 punti. Una catenella, giriamo il lavoro e facciamo due diminuzioni. Allora, la prima invece vado a lavorare non sulla prima ma sulla seconda maglia e faccio una maglia bassa e poi lavoro una diminuzione. E così sono 2 punti. Poi facciamo una catenella e andiamo a lavorare due maglie basse dalla 26esima alla 29esima riga. Dunque una catenella, dunque faremo 4 righe di 2 maglie basse. Poi andremo a lavorare come abbiamo fatto per l'altra ala, faremo un giro di maglie basse tutte intorno dello stesso colore, più o meno cerchiamo di avere 94 punti e poi dopo ripetiamo la riga che abbiamo fatto, sia quella con il bianco sia quella con il grigio, le ripetiamo uguali però su questo pezzo.
Allora, siamo arrivati al secondo giro fatto con il bianco. Ecco, ho notato che nello schema, poi voi fate come più credete, però nello schema c'era scritto il secondo giro, non di fare una maglia bassa, una diminuzione per tutto il giro, ma di fare due maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Di conseguenza dovremo fare 1, 2 maglie basse, una diminuzione e ripetere questo per tutto il giro. Ecco, voi fate una cosa, questo potete fare sia se avete fatto la prima, l'altra l'avete fatto una maglia bassa, una diminuzione, cioè potete proseguire anche con questa, non cambia niente, diventa meno, vedete come scappa da tutte le parti. Ecco, con le diminuzioni si tira un pochino di più, come potete vedere questa. Dunque, voi potete fare uguale a quell'altra oppure fare due maglie basse, una diminuzione, che va bene lo stesso. Ecco, queste in pratica sono le ali, vanno più o meno posizionate in questa maniera qua, e poi al suo centro andrà messa il corpicino della farfalla. Allora, io adesso ho attaccato tutti i pezzi, come potete vedere. Vedete voi come, dove attaccare l'altezza alle braccine, questo va tutto a gusto vostro. Le ali le ho attaccate sia una con l'altra, prima le ho attaccate due a due sul una all'altra, e poi dopo tutte e quattro insieme le ho attaccate sul corpo. Poi, avendo il fil di ferro, avete visto che potete dargli la forma che più vi piace. Come potete vedere, più o meno l'altezza è questa, basta lasciarci la codina, giusto la codina, e poi dopo potete rifinirla come vi ho spiegato all'inizio, con le antenne, con ricamate le ciglia, la boccuccia e così. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e continuate a seguirmi, perché ce ne saranno tanti altri. Adesso forse d'estate inizio a rallentare un po' perché c'è veramente tanto caldo. Comunque sono sempre qui, le novità vi arrivano direttamente. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.